Buongiorno a tutti e buon caffè biblico a voi. Vi ricordate che vi avevo parlato in passato del governo degli atei in Germania? Ebbene, oggi voglio parlarvi di una legge in discussione proprio in Germania, definita la più grande riforma del diritto di famiglia degli ultimi decenni. Vorrebbero riconoscere legalmente la cosiddetta parentela elettiva, così la chiamano. Una legge che ti permette di sceglierti sostanzialmente i parenti. Allora, ora vi prego, non facciamo facili battute su questa cosa dello scegliersi i parenti, ok? Questa parentela elettiva sarebbero tutti i legami di affetto e di mutuo sostegno che vengono scelti e non ereditati per nascita e che non rientrano nella relazione di coppia in qualche modo. Il ministro della giustizia tedesco sostiene che lo Stato deve adeguarsi alle nuove forme di famiglia che stanno nascendo nella società e regolarle. E invece di famiglie si potrebbero chiamare comunità di responsabilità o nomi di questo tipo. Così potremmo scegliere di far entrare degli amici nelle nostre famiglie, formalizzando di fronte alla legge i diritti, i doveri, le proprietà, sapete, il testamento, la casa e tutte queste cose qui. Il ministro ha fatto molti esempi, tra i quali ve ne leggo un paio. Un adulto single senza figli che nel momento del bisogno, per esempio una malattia, si sente più vicino agli amici di una vita che ha i parenti lontani e decide quindi in qualche modo di far entrare questi amici nei diritti e doveri di una famiglia. Ha fatto anche l'esempio di le cosiddette famiglie arcobaleno, in cui una coppia di donne omosessuali e una coppia di uomini omosessuali decide di scambiarsi dei favori e diventare genitori insieme, quindi. L'ha definita un'evoluzione della famiglia, una specie di famiglia 2.0. Ora, regolamentare forme di vita comune è sicuramente importante, ma ho come l'impressione che manchi saggezza in taluni che rincorrono i cambiamenti sociali, che rincorrono in qualche modo il favore del popolo. Il popolo non ha sempre ragione, ogni saggio lo sa. Spesso il popolo ha piuttosto bisogno di direzione, avrebbe bisogno di leader capaci che danno una direzione. E se non ce l'ha, le scritture nei proverbi dicono quando non vi è visione, il popolo è dissipato, cioè si disperde, muore senza visione. Questo dice il saggio nei proverbi della Bibbia. I legami di sangue hanno un valore profondo, nel bene e nel male. Viviamo in un'epoca in cui si vorrebbero mettere in discussione pilastri dell'umano vivere senza avere la statura e la saggezza per farlo, poiché c'è una cosa che persino i più allergici ai principi cristiani saranno d'accordo: mancano leader politici di spessore in quest'epoca. È una grande lacuna di questo periodo storico dell'umanità, su cui atei e religiosi spesso si trovano proprio in accordo. Ma allora, viene da pensare, sicuri che sia il momento giusto per mettere in discussione valori fondamentali come la famiglia, se mancano leader di spessore che ci possano guidare nel ragionamento e nelle scelte in quest'epoca? L'Apostolo Paolo arrivò a scrivere profeticamente di un tempo come questo al suo giovane discepolo, amico Timoteo. Disse: essi vieteranno il matrimonio. Si arriverà a un punto in cui vieteranno il matrimonio. Viene da pensare che la strada è già stata tracciata e a farlo non vedo persone particolarmente competenti, fatemi dire. Spero che questo faccia riflettere anche chi non crede nei principi cristiani. Dio vi benedica.